Siamo ufficialmente impertinenti. Noi dobbiamo iniziare così la puntata, perché dalla prima puntata noi lei ha tirato fuori questa cosa, siamo impertinenti. Perché qualcuno l'ha detto e a me è piaciuto, allora ha fatto, ah, mi piace questa cosa, allora siamo impertinenti. Ma quindi siete impertinenti all'inizio della puntata o dall'inizio alla fine? Ma in teoria dall'inizio alla fine. È uno state of mind. È un mood, esatto. Benvenuti in questa nuova puntata di Unicorn Island Podcast, il podcast numero uno in Italia, sì, però detto certo. Qua in presenza dei nostri ospiti pare brutto dirlo in no, realtà. Ma confermiamolo. Confermiamolo. No. Siamo andati su Spreaker e vediamo numero uno, cioè è quello che mi compare subito. Io. Veramente? Vedi? Davvero? Per questo... fortuna o purtroppo sì, perché okay. Siete nostre dirette concorrenti. Eh sì, infatti. Podcast numero uno in Italia, infatti dov'è che ci volete, dovete sentire? Dov'è che ci potete sentire? Ci dovete sentire. Avevi usato il termine giusto, dovete. Sì, perché ora non lo faranno, ora è una possibilità, invece era un dovere sentirci. Se lo comunque, dici tu. Potete sentirci su Spreaker, la piattaforma più bella del mondo, su Spotify, su Apple Podcast, su Google Google Podcast. Sì, ho scoperto che ecco, noi quella manca ad esempio. Esatto. Noi abbiamo iTunes però. Anche noi abbiamo iTunes, Apple Podcast, sì, iTunes. Esatto. Sì, ah, okay. Ecco, io ci manca Google. Arriverete anche lì un giorno. C'è tanto lavoro da fare da Rumor. Sì. Però mi raccomando, se ci ascoltate da tutte queste piattaforme, intanto lasciateci 5 stelline e poi se vi va anche 5 euro. Ecco. Già che ci siete, esatto, comunque sì. Male. Non fanno mai non male, fanno. Servono esatto. Sempre. Già che ci sono, ringraziamo anche i nostri sponsor Xiaomi e Red Bull che ci accompagnano sempre in queste imprese. Grazie sponsor. E oggi la nostra produzione se è un caro ragazzo che sta cercando di capire se le telecamere effettivamente reggeranno. Vi abbiamo portato il regista. Il regista di Rumor Entertainment. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Complimenti. Allora, quindi oggi siamo qui con i nostri diretti concorrenti, si dice concorrenti, ah, no? Sì. Competitor. Io avevo tradotto dall'inglese all'italiano, perché ho questa mania di tradurre tutto dall'inglese all'italiano, perché okay. Tutti fanno il contrario. Ma sai che fai bene, perché metti tutta questa cosa tipo del tone of voice, della call? Ho paura negli articoli quando c'è tutto scritto in inglese, tipo, però policy makers come si traduce per dire? Ma è difficile quello, difficile, quello lo devi sì. Scrivere in inglese per Policy maker. O computer è ancora più difficile. Il calcolatore. Esatto, il calcolatore. Esatto. Vabbè, ma anche una parola come tipo enjoy. Enjoy yourself. Come la traduci in italiano? Godete. Noi in Veneto diciamo godete. Ma veramente? Poi è già una parola anche romana, no? Perché la utilizza Car Brave in alcune canzoni, quindi è una parola romana, enjoy, dai. Vedi che comunque, cioè, dici di essere vecchio, ma in realtà sei giovane dentro, cioè, ne sai. Non è che per rimanere giovani dobbiamo studiare tantissimo per stare al passo, perché sono cose fuori magari dalle nostre corde. Capisco. Noi di giorno facciamo i vecchi e di notte studiamo per essere giovani. Ci piace, capito? Ci piace. Sì. Beh, molto un bel metodo comunque. Sì. Bene, non bene. Si dorme molto, però sì. Sì, no, vabbè, l'importante è come noi. Noi infatti, cioè, veramente siamo stanche dalla vita. Adesso. Siamo veramente... stanche dagli persone inutili. Quindi siamo qua con i nostri amici di Rumor, sì, podcast, esatto. Rumor Podcast. Non chiedeteci perché si chiama Rumor, perché non sapremo spiegarlo. Che poi l'abbiamo chiamata Radio Rumor e facciamo podcast. Esatto. Ci piace un po' disorientare un le persone. Sì, okay. Sì, quando sta, dici allora per fare una tecnica bisogna assolutamente avere chiarissimo in mente a chi volete parlare, che esatto. Piattaforma, e invece voi no. Avete fatto. Abbiamo detto bene, il... ce l'abbiamo chiara, facciamo podcast. Come vi chiamate? Radio Rumor. Mi sembra un'ottima idea. Sì. Mi sembra veramente un'ottima idea. E avete iniziato in realtà recentemente. Noi abbiamo iniziato recentemente a far podcast, perché prima eravamo un progetto giornalistico e poi ci siamo tramutati in podcast, perché ci sentivamo di comunicare meglio le nostre idee con il podcast, dato che in questo periodo sta andando molto. Sì. E quindi da Rumor Magazine il progetto è diventato Rumor Entertainment. Siamo anche perché l'idea appunto è fare podcast, ma intrattenere il nostro pubblico anche con video, come fate voi alla fine, che siete bravissime. Sì, grazie. Fate video, podcast, quindi male, diciamo che ci proviamo, poi
esatto. Beh, se voi da prime lo fate male, noi allora lo facciamo. Noi lo facciamo no, malissimo. Però. Stiamo, diciamo che stiamo imparando con esatto, calma, con calmissima. Insomma, è un mondo comunque molto ancora inesplorato da alcuni punti di vista. E poi ogni tanto, ovviamente, vedi, appunto, io parlo da vecchia ormai, vedi poi questi ragazzini invece carini, simpatici, con le, tutte le skill. C'hanno le skills. Vedi che hai detto skills e non qualità? Eh sì, perché ormai l'italiano è da buttare. E poi a Milano non puoi più parlare italiano. No. Cioè a Milano non esiste più l'italiano. Ma cos'è una frase tipo a Milano? Cioè tipo ti svegli la mattina, good morning to myself. Cos'è? Ma sì, tipo, vabbè, qua GM, per citare. GM. Good morning guys, welcome, oggi vado a fare un giro today. Per Milan. Today. Vado a fare un giro per oggi. Milan. Oggi, cos'è oggi? Però detto con l'accento italiano proprio today. Sì. Capito? Esatto. Qui ogni tre parole almeno un inglese deve essere. Esatto, però detta male nel detta dubbio, male, perché giusto, se la dici giusto. Bene a quel punto perde un po' di significato. No, devi comunque sentire, cioè far sentire che sei italiano. Certo, stai parlando male certo, in inglese. Certo. Sì, no, uno dice sono in Inghilterra, no? No, perde tutto, non ha più senso. Le persone. Bellissimo. Noi ovviamente vi abbiamo stalkerato perché certo. vi abbiamo fatto molte giusto. Cose di ricerca, ma per i nostri gentili video spettatori o audio ascoltatori. Tutti e due. Cosa, come descrivereste ciò che fate? Cioè raccontateci un po' qualcosa di voi. Allora, la prima perché cosa lo che fate? Direi è che innanzitutto qui ne manca uno. Sì, è vero. Perché noi siamo in tre, mm-hmm. appunto Pietro, io che sono Guido, e manca Elia che oggi non è potuto venire. Ha detto comunque fa mandate, baci, abbracci anche da parte mia certo. alle ragazze di Unicorn Island. Li abbiamo ricevuti. Esatto, sì. Lots e of li abbiamo hugs. Sentiti. E noi abbiamo un sacco di hugs da parte sì. Li ricambiamo. Kiss. E beh, abbiamo detto praticamente una sera, stavamo parlando noi tre, dei vari discorsi, non so, a noi piace proprio come siamo noi fra amici affrontare tanti discorsi. Tante tematiche. Più impegnati, meno impegnati, mm-hmm. però dopo vederla sempre nella nostra chiave, magari col nostro registro, per cui senza prendersi mai troppo sul serio. Certo. E allora abbiamo detto, beh, abbiamo un po' o stiamo finendo, o abbiamo finito gli studi, siamo qui un po' stabili in zona legnaghese, appunto in bassa veronese, sì, vicino a Verona. Per gli ascoltatori e sì, ascoltatrici okay. che non sanno dov'è Legnago. Ha detto, perché non affrontiamo un po' di temi, ne parliamo, mettiamo su qualcosa, lo facciamo in studio da me mm-hmm. e abbiamo detto va bene dai partiamo. Diciamo che il nostro modo di fare comunicazione è parlare di alcuni temi che magari possono essere un po' complicati, però ci prendiamo gioco, li raccontiamo in modo semplice. Certo. E quindi ci divertiamo così, è come una chiacchierata per noi impegnativa, per chi ci ascolta piacevole. Okay. Certo, anzi è un bel modo bello. Per informare le persone sì, magari sì. su argomenti che sì. ignori o comunque che magari durante la tua giornata non hai voglia di cercare, non hai voglia di stare lì a pensare, fare cose, quindi anzi è un mi bellissimo modo per... L'ultima puntata che abbiamo fatto abbiamo consigliato un'app. Sì, esempio un format che abbiamo quando ad esempio non abbiamo ospiti, mm-hmm. È questo format dove diamo tre consigli che magari visti da soli possono essere cose noiose, cioè non da podcast, della serie mi parla di un libro... Mi parla sì. di... Però l'ho consigliato cortissimo e scritto in grande. È molto bello, ci metti è molto un'ora, bello. Un'ora a leggerlo, è bellissimo. È come leggere un post di Facebook. Abbiamo detto, okay. diamo tre consigli, ognuno di noi si è scelto un argomento che sentiva caro e l'abbiamo consigliato comunque cioè, in maniera molto amichevole, cioè si ride, si scherza, dando comunque un minimo di contenuto, perché cioè, vediamo che per le nostre ascoltatrici, ascoltatori, comunque quelli che ci seguono, mm. va bene questa cosa qui, cioè tanti ci dicono avete proprio il giusto compromesso fra contenuti e cazzate. Sì, esatto. La risposta alla vostra domanda è quest'ultima questa. Frase di Guido. Noi siamo, contenuti noi siamo, esatto, e cazzate. Noi siamo nati per, insieme. per creare il giusto equilibrio fra contenuto e cazzata. Però è spettacolare. Mi piace. Voto 10. Okay. Voto 10. Infatti noi nei consigli consigliamo anche i podcast mm. e nei prossimi consigli consiglieremo l'isola degli unicorni. Bravi, bravi. Certo. Così, che... così in italiano nessuno li troverà esatto. e magari dopo cominciamo la nostra guerra contro chi parla in inglese ma non facciamo ascoltare loro
No, quindi, no, comunque la cosa bella, non so, ditemi piangerò voi, molto. Che insomma siamo tutti, possiamo dire, non so, verginelli, novizi nel mondo dei podcast. Non mi è piaciuto verginelli. No, è un ambiente molto competitivo, però amichevole. Sì, assolutamente. Like almeno, noi abbiamo iniziato un mese fa esatto, praticamente. Era il 10 marzo. Mi ricordo, sì, la vostra prima puntata. Sì. Veramente? La nostra prima volta. Siamo spuntate. Sì, avevate delle pullover, come si dice in italiano, felpone, che figura di merda che ho fatto, vabbè, perché ho parlato in inglese ancora, con due città. Sì, New York e Amsterdam, se non sbaglio. No, Edimburgo. Edimburgo. Avevo apprezzato Edimburgo. Sì, New York è un po' mainstream. Mainstream. No, niente, non ce la facciamo. Perché noi eravamo appena tornate, tipo il giorno prima, da un viaggio. Siamo state in giro 2 settimane con, tra l'altro, i nostri amici di Kaplan. Ciao, che Kaplan, ci hanno spedito in Inghilterra. In realtà prima in veramente, Irlanda siamo state in Inghilterra non ci siamo mai state, però volevo dirti che siamo state in Irlanda, in Scozia. Lo so, ma per spiegarlo velocemente Inghilterra, è più, semplifichiamo, è comunque gli scozzesi gli irlandesi un giorno ti uccideranno, probabilmente. Sì, siamo state una settimana a Dublino e una a Edimburgo, quindi abbiamo detto ma sì, facciamo questa cosa che facciamo un mettiamo, po' le international, mettiamo su ste felpe, esatto, cittadine del mondo, esatto. E quindi no, dicevo, sì, noi abbiamo iniziato proprio da un mesetto e era un campo totalmente inesplorato, però in realtà, come dicevamo anche l'altra volta, siamo partite un po' male, nel senso che noi siamo partite con il nostro podcast contentissime, prima puntata esce, ci scrive Ingranaggi Podcast. Volevo arrivarci, no? In privato e ci dice: bel logo. Loro gelo totale. Aiuto. Ma noi, l'avevate visto il logo di Ingranaggi? No. L'abbiamo visto dopo. Cioè, quando abbiamo deciso il logo, eccetera, vado perché su Spotify. Ingranaggi ci ha scritto che era un po' dubbioso all'inizio. Ma secondo voi davvero non sapevano niente? Non mi ha detto ma sì. No, giuro. Di Corn Island sono bravissime. No, io avevo cercato perché inizialmente volevamo tenere tipo la poly art anche nel logo, no? Infatti mi è tenuto poi il microfonino. Poi io bazzicando su Google vado a vedere un po' di loghi, di cose, e vedo questo bel neon. Sì, no, tutti neon con, sai, il mattoncino dietro, perché tutti i loghi sono così. Ho una maglia qua sotto che c'è il neon. Esatto, capito? E quindi ho detto, ah, che figata, facciamolo anche noi. Poi ho scoperto che la stessa idea ovviamente ce l'avevano avuto un po' tutti. Sì, ma tra l'altro panico. Però è bello, appunto, che dicevo prima, è che comunque è un ambiente, sì, competitivo, ma amichevole. Esatto. Perché dopo si scherza. Ci si prende in giro vicino. Noi non abbiamo fatto un logo uguale agli altri perché ci siamo chiamati Radio Rumor, siamo una cosa. Cioè, noi abbiamo sbagliato tutto. Però ad esempio abbiamo già avuto un dissing con degli altri podcast. Podcast Send News, sì. Li conoscete, no? Sono nel gruppo dei podcast. Sì. Perché loro un giorno ci contattano e ci dicono: beh, intanto complimenti per il vostro podcast, ci piace un sacco, soprattutto ci fa sempre morire le sigle finali che fate a fine puntata. Sì. Peccato che. Noi stavamo pensando, come puntata la settimana prossima, di trattare il tema del dissing. Ok. Sempre via con l'inglese. Vabbè, del litigio, della discussione. Che brutto. Hashtag litigio. E avremmo pensato proprio a voi. Volete, non so, intraprendere questa strada e farci un dissing? Perché dopo ho detto, nella puntata parleremo appunto che spesso il dissing, anche in ambito, soprattutto in ambito artistico, è visto anche come un modo di farsi pubblicità a vicenda. Certo. Sì, cioè, certo. Con la storia stiamo discutendo. Ciao, ci facciamo pubblicità a vicenda, facciamo un dissing. Noi abbiamo detto, se abbiamo possibilità di fare pubblicità insultando qualcuno, cioè sono due piccioni con una fava. Ma in America funziona così. Sì, diventa il doppio più divertente. Allora abbiamo detto, ok, va bene. Allora abbiamo fatto queste due, loro hanno fatto una traccia trap dove dissavano noi, bellissimo, che noi abbiamo mandato in onda nella nostra puntata. Okay. E noi ne abbiamo mandata una sempre trap dove dissavamo loro, che dopo loro hanno messo nella loro puntata. Ok. Posso dire umilmente che abbiamo stravinto. L'ha detto anche Ingranaggi Podcast. Ah, sì. Okay. Quindi se lo dice Ingranaggi Podcast. Tanto che dopo, quando è finita quella settimana lì di dissing, quelli di Send News ci hanno scritto dicendo: ragazzi, siccome ci ammettiamo che proprio ci avete distrutto. No.
Noi ve lo diciamo, noi per Instagram, sui social, per un'altra settimana almeno andremo avanti a dissarvi, a farvi battutine. Giusto. E mi ho detto, sì, va bene, fate pure, noi finché c'è da insultarsi siamo sempre qua, ci divertiamo. Che bello. Bellissimo. Per cui sì, non abbiamo litigato nessuno con i loghi, ma abbiamo litigato con qualcuno. Ma ci vogliamo tanto bene. Sì, con sì, sì. Quindi sì, in realtà è stata, esatta, però è stata una cosa costruita. Sì, ci vogliamo bene. Okay, sì. Se ascoltate le due tracce sono anche piacevoli. Sì, poi ci sono sempre quelli che pensano che ridendo e scherzando si dice ciò che si pensa. Sì. Diciamo che noi abbiamo seguito proprio la dialettica e la poetica trap, quindi okay. Siamo andati giù pesanti. Ma anche loro con noi hanno detto che devono farsi di eroina per ascoltarci, per dire. Addirittura? Sì, perché abbiamo un podcast troppo lungo, secondo me. Okay. Allora noi, figurati, anche voi siete sui 40-50 minuti? Sì, sì, sì. Anche noi, sì, sì, sì. Viaggiamo tra la mezz'ora e i 45 noi minuti. Noi da matti eravamo partiti un'ora e mezza. Mamma noi mia. Abbiamo una puntata sui Popper, sì? Che sono questo gruppo italiano indie. Trentino, da Trento Centro. E abbiamo fatto una puntata di un'ora e mezza su di loro. Dopo abbiamo ascoltatrici, ascoltatori, abbiamo diminuito. Infatti era quella la reazione, cioè gente che vedeva un'ora e mezza diceva madonna no, cioè non l'ascolto. E poi no? In realtà quando sei lì poi ad ascoltare ti passa, nel sì. Senso che poi non te ne accorgi neanche, dici ma sono già passati sì, 40 secondo minuti. Secondo me è più l'idea, capito? Tu vedi una roba, vedi un'ora e mezza. Sì. Se tu fai Verona-Milano in treno te lo metti su, fai dell'altro nel frattempo, sei a posto. Esattamente, sì. Esattamente, ma anche in macchina noi facciamo spessissimo avanti e indietro tra Piemonte e Milano. E ogni volta ci piazziamo dei podcast perché certo. Comunque bello ma parlare tra di noi, ma piazzate spessissimo Radio Rumor, immagino assolutamente certo, ovvio. Tutti i giorni podcast... cioè, secondo me il bello del podcast è proprio quello, cioè la vera potenzialità che ha il podcast mentre non hanno altri media o i social network ma dillo in latino media. No, media. Social network media. È proprio la capacità d'utilizzo passivo sì. Cioè mentre Facebook sì, ti intrattiene, Instagram, YouTube, la televisione, Netflix, però devi essere lì. Sì. Il podcast è bello perché ti rimangono le mani libere, tu l'ascolti anche passivamente, ti tiene compagnia e poi suona malissimo, ti rimangono no. Le mani libere, no. Guido. No, sei da fare, sei in treno, devi scrivere, devi no. Guardarti le dispense dell'università. Ah, ok. No, vabbè, scrivere. Però effettivamente tua mamma stira. Mia mamma stira. Mentre ci ascolta. Ti rimangono le mani libere. Da noi ci mandano le storie, sto lavando per terra, vi ascolto, sto cucinando, esatto. Vi ascolto. Mia madre così, tutta bella contenta. Che bello tutto il podcast mentre stiravo, io me la immagino lì così. Sì, anch'io mentre cucino podcast proprio a volontà. Sì, devo dire che anche gli adulti non è un tipo di fruizione non da adulti, quindi questa è una forza del podcast. Sì, cioè sì. Noi possiamo essere ascoltati anche da un target diverso dai nostri coetanei. Esatto. A me ad esempio piace personalmente proprio tanto il podcast perché dici mi ascolto ciò che mi piace, quello che mi interessa e posso comunque fare quello che voglio nel mentre. Mm-hmm. Esattamente, infatti secondo me ha una potenzialità enorme il podcast. Vabbè, i dati infatti lo fanno vedere questa cosa qua perché sì. I podcast stanno veramente esplodendo. Eh sì, ma dai infatti... che cavalchiamo l'onda. Vai. Ma secondo voi, perché allora in Italia adesso stanno iniziando, stanno arrivando, poi vabbè c'è Spotify che li sta veramente pompando sì. In una Spotify, maniera sì. Assurda, veramente hanno, se non sbaglio hanno acquisito 3 aziende di podcast sì. Che insomma stanno facendo delle manovre molto non interessanti. Lo sapevo, ma... Sì, stanno spingendo tantissimo. E so che adesso appunto in America stanno esplodendo, infatti noi abbiamo detto vai subito via. Ma in America in realtà noi arriviamo sempre dopo gli americani, certo. Come ad esempio con la trap. Circa 20 anni dopo, però... Sì. In America il podcast è completamente esploso, dove dopo anche tante emittenti radiofoniche hanno iniziato a sganciare sì. Fior fior di milioni e milioni di finanziamenti. Mm-hmm. Dai. Già dal 2015, per cui già 4 anni là che il podcast ogni anno sì. Comunque continua a crescere e ci sono crescite a doppie cifre, per cui quindi siamo nel posto giusto. C'è tanto giusto. Sì, sì, sì. Speriamo perché c'è tanto mercato. Per una volta nella vita forse abbiamo azzeccato fatto una cosa qualche giusta. Cosa. Ma invece no. Vai. No, prego, ti vedo indirizzata. No, al di là del ok argomento più cazzata, però la cosa che io trovo veramente super interessante è anche un po' quello che state facendo per quanto riguarda il cambiamento climatico. Nel senso che sì. Voi siete molto attivi da questo punto di vista e mi
dicevate prima che sono rimasta sconvolta, voi andrete a conoscere... Allora, siamo molto attivi in quanto Rumor, io ho anche un altro progetto che si chiama Due Gradi, sì, che è un magazine online che parla di cambiamento climatico in italiano, quindi noi, semplice. Noi traduciamo anche policy maker. Quindi non è two degrees. No, two degrees. No, assolutamente. Due gradi proprio e punto. Due gradi... Tra parentesi parliamo in italiano. No, proprio il clima terra a terra, quindi proprio il target è molto ampio, mm-hmm. perché parliamo di un concetto difficile, sì. In modo semplice e in modo accessibile, quindi magari trattiamo dei temi un po' complicati, complessi, ma che in questo momento interessano molto e chiunque può capirli leggendo Due Gradi. Sì. È un po' quello che facciamo a Rumor, cioè noi prendiamo delle cose difficili e le semplifichiamo, sì. perché abbiamo studiato così tanto, troppo, sì. abbiamo studiato troppo e quindi diciamo rendiamo semplice queste cose. E quindi poi, anche beh, si dice che uno sappia effettivamente una cosa quando riesce a spiegarla in modo semplice, a che possa capirla. A sua nonna. Einstein diceva bambino. Proprio, se tu lo sai spiegare a tua nonna hai capito quella cosa. Bravo Einstein, è vero. Quindi come Rumor abbiamo detto, bene, abbiamo Pietro nella redazione di Due Gradi, è un argomento che a tutti noi di Rumor interessa tantissimo e cui, su cui vogliamo insomma pestare bene per pompare. Dire esatto, sì, cioè interessatevi, guardate, si può fare qualcosa, mm-hmm. cosa sta succedendo, come siamo messi, come saremmo messi, esatto. E abbiamo detto bene, sosteniamo più che possiamo logicamente il progetto Due Gradi, ma più in generale appunto qualsiasi politica, sì, insomma, per la, la sensibilizzazione di esatto. questo giusto. Tema, esatto. parlarne in modo semplice e simpatico. Abbiamo parlato delle proteste di Fridays for Future, mm-hmm. Abbiamo invitato delle studenti che protestano della nostra zona, quindi abbiamo sì, parlato proprio bello. In modo piacevole di questo tema in diverse puntate di Rumor. Forse e potremmo metterlo come il podcast ecosostenibile, sì, nelle description. Se tu leggi la descrizione di Rumor, c'è tutta una serie di cose che ci piacciono, tra cui Paolo Sorrentino, il gin. Sì, beh, immancabile. Cioè, diciamo visto. Tutte le cose che ci piacciono e alla fine non ci piace il cambiamento climatico. Questa è la descrizione di Rumor, quindi sì, è un tema portante. Bellissimo. Sì, anche perché ultimamente se ne sta parlando tanto e quindi è un argomento importante, diciamo, sempre sì, più importante, sì. no? Sì, sì, se ne sta parlando tanto e appunto serve conoscerlo meglio. Se ne parla molto ma si conosce poco. Esatto. In questo si è inserito questo progetto mio di Due Gradi in cui lavoro con altri ragazzi appunto a semplificare questi temi. Siamo letti molto perché appunto interessa. Eh sì, ho visto che anche tipo io ho fatto un video di Baby Cesca che non so se avete visto. No, quello no. Vabbè, in cui sono io che sono tipo versione piccola che racconto di cosa. Ho fatto un Baby Cesca sul cambiamento climatico e allora su... bisogna che lo veda. Versione sì, piccola in che senso? È nel senso che è un'animazione, quindi c'è okay, tipo questa bambina che sarei... E l'hai chiamato Baby Cesca e non Piccola Cesca? Guarda, Mamma mia. Ma perché non è stato un caso, cioè è stato... Okay. Ho pensato Baby Cesca, quindi è passata no, questa cosa qua. E ho fatto questo Baby Cesca sul cambiamento climatico, dando, vabbè, piccoli consigli su come migliorare la situazione nel nostro piccolo, nel senso che comunque io parlo a un pubblico abbastanza giovane, quindi non è che si possano sì, mettere a fare certo. delle cose strane. Quindi dai consigli su come comportarsi. Sì, esatto, però appunto proprio in piccolo, ho visto comunque tanti riscontri positivi sì. da parte dei ragazzini, sono molto, molto carichi, li vedo ora, questi sì. giovani. Ora c'è da portarli anche in piazza, qua a Milano ne sono arrivati 100.000 di persone in piazza per protestare Cavolo. Contro il cambiamento climatico, quindi più la gente va in piazza più le istituzioni si rendono conto che bisogna cambiare politiche e sì. quindi è importante anche andare in piazza, perché noi possiamo cambiare il nostro comportamento, è la prima cosa che dobbiamo fare, ma dobbiamo anche farlo sapere alle istituzioni che devono cambiare politiche, che sì. è la cosa più importante. Assolutamente, quindi sì, ci sono questi due aspetti, cioè individualmente importanti. Si può fare tantissimo, però comunque rimarrebbe insufficiente. Certo. Ecco. Ma se voi, proprio nel, diciamo, riassumendo, perché è un argomento secondo me immenso, però se voi doveste dare anche alle persone che ci seguono dei consigli molto, diciamo, stringati, proprio delle cose immediate che si potrebbero fare dall'oggi al domani per aiutare, diciamo, questo processo anche di sensibilizzazione, di consapevolezza anche di quello che sta succedendo. Allora, io... Oltre ai i consigli pratici li sappiamo tutti, quindi stare sì. attenti alla raccolta differenziata, stare attenti ai prodotti che compriamo, quindi sì. non comprare il prodotto che arriva da
dall'altra parte del mondo che ha cacciato fuori un po' di CO2 per arrivare sì. fin qua. Sì. Cioè, fra aerei, camion, corrieri. Sì. Quindi tutti questi consigli pratici ci vogliono e bisogna stare attenti. Quindi anche solo comprare la frutta e la verdura fresca e non dentro una busta sì. di plastica. Sì, che quella è una roba assurda. Sì, 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 cioè quindi la prendi fresca al mercato, ma anche al supermercato, sì. se si trova. Sì. E quindi tutti i consigli pratici li abbiamo sentiti, l'acqua, non buttare via il cibo, ok. La borraccina all'università. Ecco, senza quella è una grande cosa, cioè cercare di fare in modo che tutti abbiano la loro borraccia, che così non si compra più le bottiglie di plastica. Infatti l'ha detto Baby Cesca nel video, Baby Cesca. Brava Baby Cesca. Brava, piccola Cesca. Per essere fashion blogger anche, perché voglio sì, dire comunque... Non puoi comprarti... Vedi, lui è italiano, tu Baby Cesca e lui è piccola Cesca. Effettivamente è molto carino piccola Cesca. È carino. È bello. Più dolcino. È più dolcino piccola, ma infatti lei non è dolcina, quindi... Ecco, vedi. Lei vuole solo sensibilizzare su cose importanti. Esatto. In cattività. Esatto, e prendere in giro i fashion blogger, ma questa è un'altra storia. Beh, ad esempio leggevo sul giornale Fresca stamattina che l'Università di Roma 3, ad esempio, ha deciso di regalare a tutti gli studenti la borraccetta in alluminio per dire basta con questi distributori e bottigliette sì, di plastica. Sì, anche in bicocca dopo... l'hanno fatto. Sì, sì, ce l'ha. Ovviamente in UNIMI. Ci arriverà. È un po' come... Vabbè, in realtà è un anno che non vado nella mia università, quindi magari nel frattempo magari in realtà è successo, non ho idea, però sì. Ad ogni modo, quello che consiglio io è anche informarsi sul tema, cioè ho letto in un giornale un articolo che mi ha illuminato molto, cioè il risentimento, l'incazzatura nei confronti delle politiche, dei politici non basta, sì. cioè noi dobbiamo essere incazzati, ma anche molto preparati sul tema. Più preparati siamo, più sappiamo cosa dobbiamo chiedere. Suona come slogan, però sto notando che per la prima volta stiamo riportando in piazza persone dopo sì. il 68, il 78, quindi è una cosa che sta accadendo. Più gente va in piazza, più ci facciamo sentire, e quella gente che va in piazza deve essere molto informata. Questo è quello che do io come consiglio, a parte tutti i risvolti pratici che abbiamo già detto. Sì, sì, sì. Come quelli che non vanno a votare e che poi si incazzano. Cioè, nel senso, se non voti, ok, è una sì, tua scelta, però stai... Cioè, sì, senso, sì, poi sì, non hai il discorso è molto, parlare. Molto simile. Sì, sì, assolutamente. Ecco, io, senza nessun consiglio politico, se qualcuno ha voglia di leggersi i programmi politici e votare anche nel senso... ambientalista, esatto. Ci sta, cioè nel senso non deve essere una questione politica, lo devono fare sia a destra che a sinistra, esatto. Però leggiamoci i... Cioè specifichiamo che è una questione politica ma apartitica. Sì, 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 certo. Esatto, comunque esatto. Lo devono fare sia i politici di destra che esatto. di sinistra. Sì, sì, sì. Ci a leggiamo prescindere. I programmi, vediamo chi si occupa più di questo e magari il voto può essere... pensato in quel senso assolutamente quindi sì. anche questo consiglio, cioè il voto serve alcune volte, cioè insomma serve, può servire, serve sempre, serve sempre a qualcosa magari. E comunque noi lasceremo ovviamente tutti i vostri link in descrizione, anzi vi consiglio assolutamente di andare sia a sentire assolutamente il loro podcast perché fa morire dal ridere ed è molto molto educativo. Poi siamo tanto simili, facciamo video e facciamo un podcast della stessa durata, esatto. cioè se voi ascoltate il format è una bella chiacchierata tranquilla. Siete le nostre versioni maschile, la nostra controparte esatto. maschile, sì, ci completiamo a vicenda. Solo che a noi manca il terzo, dobbiamo sì. assumerne uno. Che... Sì, infatti. E allora, anche senso. Ovviamente poi invece anche i due gradi assolutamente andate a leggere tutto sì. quanto perché è comprensibilissimo io per prima tutto, devo... e non c'è una parola in inglese. E allora si comprende tutto. È vero perché ho bazzicato un po' ieri e sì, ho visto che non c'è parola in inglese. Infatti, Fridays for Future forse yes. No, i venerdì per il futuro. Sì, 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 sì. Chi ci scrive gli articoli ci prova a scrivere qualcosa in inglese. Noi commentiamo subito traduzione in italiano. Sempre. Please. 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 Siamo please. Cattivi su questo. Dai, scritto please. La redazione esatto, di sì, due sì, gradi sì. è molto cattiva e severa in questo. Non vogliamo... Thank you. No, ma ad esempio... traduci thank you. Thank you. Ne parlavamo anche prima in macchina venendo a Milano della questione di due gradi dove discutevamo su alcuni articoli. E quello che dicevo io a Pietro, che anche per quello che noi di Rumor sosteniamo due gradi fino alla morte, sì. è il fatto che quello che mancava in Italia non era tanto un giornale o comunque un ente di ricerca che parlasse del cambiamento climatico in italiano, ma che lo facesse nel modo accessibile
come lo fa Due Gradi invece. Assolutamente. Perché io vedo che ad esempio i miei genitori leggono Due Gradi e capiscono ciò che sta succedendo, anche senza appunto bombardarli di numeri, statistiche, sigle, acronimi che esatto. farei fatica io in primis a capire. Il metodo che ho utilizzato per l'ultimo articolo è stato scriverlo, farlo leggere a mia mamma e dire lo capisci? Sì, boh, perfetto, che fa l'avvocato sì. quindi non ne sa niente e, sì. quindi, e quindi ha detto lo capisco, sì, boh, perfetto, per allora beh. Può essere pubblicato su Due Gradi, questa è la metodologia di perché dopo, perché ci sono tante persone che magari dicono anche sì, io sono sensibile al tema, vorrei anche informarmi, ma dopo non capisco nulla. È vero. Perché intanto faccio fatica a trovare magari quello studio in italiano, se lo trovo in italiano comunque ha un linguaggio pazzesco. Con acronimi qua e là. E lì arriva a Due Gradi. Percentuali, robe, sì sì, no è vero, mamma è vero. Bravi, bravi. Spettacolo, assolutamente tutti i link in descrizione, andateli a seguire e andate a leggere tutto quanto e poi ci scambieremo opinioni nei commenti a riguardo. Quindi abbiamo parlato comunque di temi molto importanti e come siete voi, come il vostro format, abbiamo parlato di temi importanti, adesso passiamo alle cazzate. Oh, non vedevo l'ora, ma finalmente! Allora, noi abbiamo delle challenge, però so che anche voi invece portate un format molto carino sul... Assolutamente, sul non vediamo l'ora di sperimentare. Se volete possiamo iniziare... Col vostro. Dai, Guido, siete gli ospiti. Spiega cos'è. Vi parliamo Condanna. Sì, vi parliamo del Condanna, allora, che è il nostro challenge. Okay. No, la nostra sfida. La nostra sfida. Sì, è un gioco. E è nato tutto, come vi stavo raccontando prima, insomma, da una sera, una cena fra amici che è finita in un litigio. E i litigi sono creativi. E abbiamo detto, questa cosa qui ci ha animato fin troppo, proponiamola sui social, perché comunque è molto divertente. Sì. È nato il Condanna. Cosa facciamo noi? Ogni settimana... Nelle storie di Instagram, del nostro profilo Instagram, pubblicavamo questi sondaggi mm-hmm. dove la gente doveva decidere chi secondo lui o lei era più sopravvalutato tra e o questo o quello. Ma non due persone o due concetti, sì, cioè può l'accoppiaggio, anche concetto persona. Sì, 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 l'accoppiaggio era molto randomizzato, ad esempio uno si poteva trovare a dire chi è secondo te più sopravvalutato, Leonardo DiCaprio o il pesto alla genovese? Che sono comunque due cose direi che magari Leonardo DiCaprio comunque io avrei detto perché sei Leonardo subito coinvolta sì, perché sì, fa sì, beh, certo. Noi siamo partiti così perché era piaciuto a noi quella sera lì a questa cena e siamo partiti a farlo, abbiamo visto che ha avuto un successo molto molto buono, abbiamo detto beh perfetto, piace, la gente comunque commentava, ne sentivamo dopo magari anche quando giravamo per i bar la sera in giro, gente che discuteva ma come hai fatto zucchero a velo o Luciana Littizzetto per dire un altro esempio sopravvalutato. Ma è difficile alcune sono proprio rognose, devi bloccare la storia, pensarci e poi votare sì. Questo succede in rumor. Allora sopravvalutato forse tra l'altro c'è la regola, se Luciana Littizzetto vale 10 e è creduta 13 sì. e lo zucchero a velo vale 5 ed è creduto 6 sì. è più sopravvalutata Luciana Littizzetto, cioè certo. è sì. il differenziale. L'alfa. Non è che noi mettiamo due cose che valgono lo stesso, certo. perché lo zucchero a velo e Luciana Littizzetto non so chi valga di più. Ma allora, voi. Secondo me, io parto con le mie congetture. Vai. Allora, secondo me è più sopravvalutata Luciana Littizzetto perché comica, simpaticissima, fa spaccare da ridere, anche quando fa comunque i suoi monologhi un po' più seri, comunque è super in tema. Però lo zucchero a velo, cioè una torta senza lo zucchero a velo sopra, buonissima. O la crepa, la Nutella senza lo zucchero a velo sopra. Sarebbe il mio sogno. Sì. Guarda che allora, secondo me non è tanto il senza lo zucchero a velo, ma come cambia con lo zucchero a velo. Brava, brava, perché una crepe senza zucchero a velo magari vale 5, con lo zucchero a velo vale 6, ma tutti pensano che valga 10. È vero. È vero. È questo ragionamento quindi dietro. Capito, non lo so, non sono sicura. Comunque questo è proprio il motivo per cui è nato il Condanna, far discutere le persone. Mi piace tantissimo. Siamo già qua e abbiamo fatto solo un esempio, sì. Fanne un altro. Si Guido. Finisce a litigare aspetta, malissimo. Però io voglio poi. Sapere da parte di tutte le persone che ci stanno ascoltando nei commenti assolutamente qual è secondo voi la più sopravvalutata. Segnatevele tutte. E tra le prossime. Anche Leonardo esatto. DiCaprio la pistola genovese. Secondo me Leonardo DiCaprio. E se appunto. Volete giocare ci sono nel prossimo perché, periodo esatto. i sedicesimi di finale perché abbiamo fatto quanti ne abbiamo fatti di coppie? Siamo partiti col Condanna, abbiamo visto il successo, abbiamo fatto 8 settimane di Condanna, poi abbiamo detto bene, quei 64 partecipanti che abbiamo avuto nel Condanna, abbiamo avuto 32 vincitori.
facciamo la Champions League dei Europa League, perché in Champions vai agli ottavi, in Europa vai ai sedicesimi. Noi abbiamo iniziato l'Europa League, per cui cosa succede? Tutti i 32 vincitori, per cui abbiamo già delle belle, quindi dei bei mostri sacri, insomma, sì, li facciamo scontrare fra di loro e vediamo chi sarà, chi arriverà in finale, chi vincerà la finale, che sarà eletto come il sopravvalutato, il film, il sugo, il programma o l'attore o il personaggio più sopravvalutato del 2019. Ma fai degli figata, esempi, bellissima fai degli sta cosa. No, comunque sì, vedrete, il bello è che comunque questo era un condanna molto semplice, se voi seguirete la Champions vi accorgerete l'Europa League. Ci sono l'Europa League dei, beh, la Coppa Condanna comunque, che è il suo nome, vi accorgerete che ci saranno scelte molto molto più difficili. No, ma immagino. La cosa bella però è che siccome noi stiamo chiedendo questo sforzo di dire vi mettiamo davanti a queste scelte difficilissime, se qualcuno riuscirà ad azzeccare quando partirà il torneo il nome del vincitore finale, in palio c'è un buono da 50 euro per Amazon. Spettacolo! È per quello che bisogna giocare. Cioè, e allora, e logicamente tutte le scritte verranno screenshottate, fatte verbalizzare dal notaio, che non ci saranno tramaci o pasticce all'italiana. Tuomo è un avvocato anche, è un quindi avvocato, siamo diversi amici notai, quindi sì, non ci saranno tramaci. Per cui uno potrà vedersi il tabellone con tutte le coppie che partono, certificato tutte le persone, tutto, ok. Dire, beh, secondo me è questo che arriva in finale come più sopravvalutato nel 2019. Sì. Se ci azzeccate avete un buono di 50 euro per Amazon. Dove, che insomma, schifo non fa. Dovreste fare un'app dedicata al condanna, dici? Al condanna. Sì. È una bella idea. Cioè, deve proprio diventare, secondo me può spaccare. Ma, esatto, secondo me. Poi tradotta in altri io paesi. Io ce lo vedo già tra qualche anno essere proprio un programma TV tipo Affari Tuoi, quelle robe lì. Assolutamente. Adesso io siamo alla prima edizione, tantissimo. Poi già la seconda sarà un'app. Però app, io magari vedo già il futuro di questa cosa. Io ci sto credendo tantissimo. Se finiamo come conduttori. Coppa condanna, vero? Non condanna cap. No, Coppa condanna. Anche perché ci suona sta meglio, sta meglio. Condanna Cup. Lui voleva chiamarla Condanna Cup. Io ho detto no. Chiamiamo Coppa. E ho dovuto condanna. Ricredermi, perché effettivamente è molto meglio. Condanna Cup sembra il nome di un fashion designer. Esatto. Condanna Cup del Sud Inghilterra. Come? Sì, tipo. Condanna Cup del Sud Inghilterra. Sì, però un po' con origini tipo Hispanic. Turche. C'è la classica installazione che ti trovi alla Biennale d'Architettura, sì, esatto, Venezia, che dici, leggi il caso lì, condanna cap, che hai quello Sri Lanka, esatto. Dici ok, hai quello davanti che ti dice che opera magistrale, sì. Tu dici, ma e tu vedi, è una tazza, tu vedi. E tu pensi solo alla condanna cap. Bellissimo, complimenti per questa iniziativa. Io ripeto, andateli a seguire, perché secondo me questa è una roba che spaccherà e voi potrete dire noi siamo io, oppure potrete essere i vincitori dei 50 euro su Amazon. Esatto, certo. Esatto. Beh, quindi, ma anche voi avete dei challenge o no? Anche sì, noi. Anche noi. Infatti ho sentito abbiamo che avete dei challenge. Niente po' di meno che la ruota. La ruota che ti mette le ali. È proprio nominata, sì, la ruota delle ali, la ruota che ti mette le ali, perché dovete mettere le ali al vostro cervello con queste... Potete proposto di ragionamento. Esatto. Okay. Allora, puoi prenderla delicatamente e metterla di fianco a te sul tavolo. Con delicatezza. Solo la delicatezza. Se fossi in te, darei una manata piano a quello lì, in modo che si inzicchi bene. Bravissimo. Qua, va siete bene. Veramente benissimo, bravi. Benissimo. Perfetto. Regista tecnici. Si vede, no? Intanto come... Perfetto. Sì, qua dico lì, perfetto. Da parte, allora, puoi... Hai un po' di paura, vero, a fare questa cosa? Sì, però... non so cosa mi aspetta, però c'è una paura, ruota no. Che gira, penso. Gira la ruota. Ah, ecco. Pronti? Troppo, troppo. Troppo, troppo. Gira la ruota, yeah, yeah. Gira la ruota, attenzione. Yeah, yeah. Oh, 5 seconds rule. È buono, è cattivo? Non so cosa scegliere. Okay. È buono. Sì, five è, buono. Okay. È buono. Certo che potevate ci chiamarlo piace. 5 secondi regola. No. La regola dei 5 secondi. Allora, noi vi diremo delle tre cose da dire. Ok, tipo tre cose, tre scuse che dici per non andare da qualche parte, ah, per sì, dire. Sì, okay. E voi avete 5 secondi per dire queste tre cose. Il concetto è, avete mai visto Jimmy Fallon? Sì, madonna, ecco. Io lo adoro. Però in realtà questo è di Ellen DeGeneres, l'abbiamo copiato da lei. Beh, adoro anche lei. Sì. L'abbiamo copiato spudoratamente da Ellen. Ma quindi... Spiegatemi un po' meglio, io devo fare così e chi lo fa per primo parla per primo? No, semplicemente, allora noi facciamo una domanda, una a te e okay. Una a te. Ah, ok.
quando avete finito sì. di dire pigiate. Ok, ok. Se, fammi sentire un attimo il tuo suono. No, è brutto, tieni questo. Questo lo teniamo noi per quando finiscono i 5 secondi, perché esatto. se i 5 secondi finiscono, okay. ahimè. Questo sarà di vittoria, questo, bello, okay, esatto. questo mi piace. Tengo il tempo, ok? Quindi voi avete 5 secondi per dire le tre cose che lei ti richiede. 3 in 5 secondi? Sì. Sì, difficilissimo. Partita. Ok. Tengo allora, io il tempo però... e tu dici... Ma qualcuno ha vinto? Sì, sì, vinciamo io in seguito. Tutti e sì, due. Sì, dai, vai. Sì, ma 3 in 5 secondi? No. Ah, scusami. Sono agitato, adesso sì sono agitato. Allora, aspetta che prendo il cronometro. Chi parte? Chi vuole partire? Lui. Dai, sei grazie. Pronto? Aspetta un attimo. Io premo alla fine delle tre, giusto? Sì, però se metti 5 secondi in ognuna, fai 5, 4, 3, 2, perché altrimenti ci mettiamo 6 anni. Okay. Allora, tieni, poi quando sono finiti i 5 secondi, prendi. Per ognuna, allora sono, cioè devo dirne 3, 5, 5, 5. No. È incredibile. Ma c'è gente che ce la fa fastidio. Sì, l'abbiamo fatto. Vedrai che ce la. Poi pian piano capisci bene come funziona. Però fidati okay, che sei. Beh, la prima la canno. No, vai, tranquillo. Okay. Pronto? Sì. Tre cose che hai mangiato ieri: hamburger, pasta, latte. Bravissimo. Visto? Si può fare. Ma si può dire una bugia o bisogna dire la verità? No, bisogna dire la verità. Ma lui non ha mangiato un hamburger, sono sicuro. Sì. Ok. Senza di te. Ok, però. Così sì, ci sta. Okay. Pronto? Tocca a te. Vai. È troppo difficile. Tre cose che ti fanno ridere. Non riesco a giocare. No, ci ricomincio dopo. Ricomincio dopo, ok. È troppo difficile. Ridere, Pietro, non so. Anche, non so, le mucche. Questa qua era di... Le era mucche, boh, l'Inter, i ciccioni, le bionde. No, ma adesso mi sono abituato. Le bionde. Ceci bionde. Ok. Ceci sempre nei nostri cuori. Pronto? Tocca a te. Ok. Tre cose che fai quando nessuno ti sta guardando. Mi scaccolo, scorreggio e rutto. Bravo. Sei bravissimo. È bravo lui. Sei bravissimo. Concentratissimo proprio. Questa è proprio nelle mie corde. Proprio bravo. Pronto? No, però ci provo. Tre scuse che usavi a scuola quando non avevi fatto i compiti. Non avevo letto nel diario, avevo allenamento e ho giocato troppo a calcio. Ma vedi, ho detto due cose uguali, non vale, sì, ripeto tutto. Perché comunque dopo l'allenamento puoi comunque giocare a calcio la sera. Visto, mi sto abituando. Magari giocavi a FIFA. È incredibile l'agitazione che mi sento addosso. Però tranquillo, ti prende proprio. Adesso mi sento proprio un po'. No, ma mi piace. Allora, tre scuse per dare buca a qualcuno. Ho male a un piede, ho la febbre, devo stare con mia mamma. Con tua mamma? È molto edipica come cosa. Sì, è uscita. Certo con mia mamma. Devo stare con mia mamma, è bellissimo. La mia mamma non vuole. Tre cose che vuoi trovare sotto l'albero di Natale. Un regalo, la PlayStation 5, un libro molto costoso e un appartamento. Sì, io non so giocare. Ma la PlayStation 5 esiste. Se vogliamo tenere un regalo. Sì, è un regalo. Un regalo, la PlayStation e... Perché la PlayStation non è un regalo. Vuole una mystery box, poi la PlayStation. Io ragazzi non so giocare a questo gioco, io non so pensare velocemente. Io adoro. Lui è bravo. Pronto? Ok. Sì. Tre cose che salveresti dalla tua casa in fiamme. Vinili. Sorella, fratello. Non ho una sorella. Non ho una sorella. Scusami, però la salverei. Perché? Non lo so. Non lo so. E tua mamma e tuo papà. Sì. Cioè, hai salvato. Prima la sorella che non esiste. Ha salvato la sorella che non esiste. Scusa. Non lo so. Questo non dice, me lo spiego. Dice tante cose di te, questa cosa. Sì, non me lo spiego. Soprattutto prima i vinili. Neanche la sorella che non esiste. Come prima cosa, sì. Si vede che ho solo. Che matto che sei. Bellissimo. Devo riordinare le mie priorità. Sei sicuro di non avere una sorella? Non so più niente. Forse ero. Devi chiedere alla sua madre. Mamma. No, devo farcela. Devo fare una cosa sensata almeno una volta. Questa è bellissima. Però stai attento perché tu sei veneto. Quindi qua arriva il difficile. Non lo fare. Aspettaci che è capitata a lui questa. Tre cose che dici quando sbatti il mignolo del piede. Porco cane, per dindirindina e ostia. Ah, vabbè, dai. Ostia è bello. Ostia è molto veneto e non è una bestemmia. Oh, okay. Ce l'abbiamo fatta. Questa è bruttissima. Non dovevate farlo coi veneti questo, però.
Come? No, non è bruttissima. È brutta? No, l'ho messa io. Va bene, va bene. L'ho scritta io. Brutta non, nel non senso? Non dire cose brutte. Ok. Le scrivo io queste. Tre cose che fai sotto la doccia. Mi insapono, mi sciacquo e mi massaggio. Guido, adesso tu mi spieghi la modalità di massaggio che assumi sotto la doccia. Cioè, cosa fai? Cos'è che massaggi e in che modo? Forse meglio non saperlo, no. Posso dire. Possiamo oltre. Direi che vabbè. Le mani, sai, sì. Quando sì, le mani, cioè, sì. Le spalle. Le spalle, le spalle. Esatto. Il cuoio capelluto. Esatto. Nasino. Pronto? Questo è semplice. Tre cose da fare in spiaggia. Beh, leggere un bel libro, fare un bel bagno e andare al bar e comprarsi un'insalata. Perché un'insalata? Perché l'insalata in spiaggia è la cosa più giusta da fare, soprattutto in Sicilia, con un po' di capperi, che non sono i capperi, sono i cucunci, che sono i fiori dei capperi. Che sono quelli grossi, no? Sono belli grossi, sono belli grossi e buonissimi. Ma insalata con cucunci. Voi due andreste benissimo in coppia. Esatto, bene, lui mi piace. Perché sei un tipo da capperi sotto l'ombrellone, sì. Francesca. No, capperi e libro. Sotto l'ombrellone. Ah, io quando la cosa vado dei spiaggia, capperi mi ha conquistato, devo dire. Sì. Ma cioè io quando vado una settimana al mare leggo almeno un paio di libri. Oh. Beh, Cesa, quando andiamo in vacanza, Pietro, quando andiamo in vacanza, ritorna che è più bianco di quando siamo sì, partiti. Perché sto sotto l'ombrellone. Non si muove dall'ombrellone. Ma sì, voi sì. Due potete fare una vacanza insieme. Lei mi prende in giro perché io leggo un sacco di libri. La prima cosa, anche io ho risposto a questa domanda sì. Ai tempi. E ho risposto, prima cosa mi è venuta in mente, leggere un bel libro. Beh, certo. Cioè, certo. Cosa fare in vacanza? Leggere un bel libro. Tra l'altro io sono anche contro il concetto dei libri da spiaggia. Se è bello impegnato, io lo leggo esatto. Anche se sono in spiaggia. Sì, ancora meglio. Anche perché poi c'hai tutto il tempo del mondo. Cioè, sei lì e cosa devi fare? Vabbè, posso andare avanti? Grazie. Ne parleremo un'altra volta. Ultime tre manche, ok? Ok. Tre cose che non vorresti mai trovare in casa tua. La sorella. Un cerbiatto, dei chiodi e del fuoco. Scusa. Un cerbiatto. Però, allora, lui non è molto credibile nelle risposte. Cioè, non lo vorrei trovare. Non vorrei trovarmi un cerbiatto in casa. Cioè. Ma come fai a trovarti un cerbiatto? Vabbè, poi tra tutti gli animali, proprio il cerbiatto. Ma poteva essere un topo. Non saprei cosa fare. Perché dico, non lo voglio qua, ma magari mi guarda appunto con gli occhi da cerbiatto. Che magari c'ha anche le corna e ti sì, vuole attaccare. Finisco a vivere con un cerbiatto, è ingestibile. Io vorrei. Ma invece le cose al muro le attacchi con lo scotch? Perché non vuoi i chiodi? Muro pulito. Non avevo colta, perché ero rimasta al cerbiatto bianco, e non ho colto la cosa bianco. Dei chiodi. Ma scusami, i chiodi, perché i chiodi? Aspetta, poi hai detto cerbiatto, chiodi e... Fuoco. Fuoco, vabbè, fuoco ci sta. Ma i chiodi. Come cucina. Ma i chiodi vabbè. Quelli grandi, tipo che ti arrivano addosso. Sai, nei videogiochi che ci sono i chiodoni. Che, tu leggi troppo e giochi troppo i videogiochi. Ti dico solo questo. Pronto? Tre cose che fai in macchina. Ascolto podcast, guardo il vuoto e mi vengono in mente bellissime idee. È così che vengono in mente le idee migliori. Sotto sì. La doccia e guardando il vuoto. Non c'è una terza opzione, ma non la dico. Non insulti la gente in macchina. Allora, no, perché... È la quarta quella. Quella è la quarta. È subito dopo. No, allora, da quando ho smesso di insultare le persone sono una persona più tranquilla. Cioè, insultare le persone mi mette ancora più ansia di quanto non dovessi fare evitando di insultare. Hai ragione. E quindi non le insulto più. Non ti dico lei che cosa ha fatto stamattina, perché veramente c'è... Mi sta dicendo, hai ragione. Ha scaricato il clacson addosso qualcuno. Io vengo no, dalla bassa ragione, Veronese, però... non guido a Milano Centro. A Milano Centro magari avrei un diverso approccio alla guida. No, ma era anche Milano Periferia, ma c'è la freccia, la devi mettere. Sì. Più che altro ti sfidano proprio. Cioè nel senso, è impossibile non insultare qualcuno. Sfidano sì. I tuoi nervi. Anche... Sì. No, immagino. Cioè, puoi essere anche il Dalai Lama, però se guidi a Milano è veramente... Sono d'accordo perché ci siamo passati anche stamattina per arrivare. E la cosa peggiore è che se tu dici la mattina, ok, oggi mi impegno a rimanere calmo no, e mi scorrerà tutto addosso, sembra che
si concatenino ancora di più per cercare di farti sbottare. Si mettono quello... tutti d'accordo. Sì, è quello in ogni modo. C'è un detto che non so se sia veneto o comunque italiano, che tutti quelli che non sanno guidare vanno fuori con la pioggia. Cioè quando piove... Sì, sì. È vero. Milano quando piove è terribile. Perché è piove. Vero, è verissimo. Poi più che altro perché escono tutti con la macchina. Sì. Forse è quello il problema. Vabbè, vai avanti. Ultime due manche. Tocca a Guido, vero? Sì. Tre cose che non dovresti fare in un luogo pubblico. Scaccolarmi, scorreggiare, ruttare. Ma qua non vale, ha risposto le stesse cose di prima. È vero, però ci sta. Cioè, comunque... Scorreggiare... Chi è che non scorreggia? Infatti, chi è che non scorreggia? Soprattutto quando serve farsi spazio in un posto pieno di persone. È vero, sì, è sì, la sì. classica metodologia. Senza far spallate, scorreggio. Almeno così ti togli. Così. Esatto. Penultima manche, pronto? Tre parole che dici spesso. Ragazzi, ragazze, come andiamo? Cioè, Pietro, era semplicissima questa. Noi passiamo la vita a dire, ecco, insomma, hai visto, ecco, vedi, insomma, hai capito, ecco. Ecco, vedi, insomma, è facilissima era questa. Tu proprio, cioè, perché ti viene io l'ansia, non so ti giocare. Vedo che ti viene io, l'ansia. Io ti giuro, io quando devo fare un discorso che ho tutto il tempo, allora io magari trovo le parole giuste, ma quando mi chiedete 5 secondi per trovare delle parole, io vado in ansia. Ma è giusto, cioè, così, è giusto prendersi crea, i suoi tempi, i tuoi tempi. Mi si crea una guerra mondiale in testa, la terza, la quarta, non lo so, comunque mi si crea... Però vai tranquillo perché è l'ultima manche, quindi è l'ultima sofferenza. Ecco, ultima vedi, manche. Insomma. Okay. Tre cose che dici quando sei arrabbiato. Cazzo, smettila, taci. Taci è più veneto, vero? Come no? Taci. Perché taci io non lo uso tanto. Taci è un invito gentile. Stai a, zitto. Tu dici, stai zitto. Scusami, ho glitchato. Vedi che poi no, si scalda. È molto milanese, stai zitto. Cioè... Allora, forse è molto veneto taci, non lo so, comunque noi diciamo più taci. Bello taci, ok, mi ok, piace. Buono sapersi. Ultima. Dai. Pronto? Tre ragioni per cui potresti arrivare in ritardo. Svegliarmi tardi, essere in anticipo e... In che senso? Io cioè, quando sono in anticipo non riesco a arrivare giusto. Ti cioè capisco. Proprio è una cosa impossibile. Se dici devo fare 10 minuti di strada... Sono in anticipo di mezz'ora, dice ok, allora e dopo ti scappa il tempo. Perdi tempo, sì, perdi tempo, sì, sì. Secondo me è colpa di sua sorella. Posso sì, può essere. C'è o del cerbiatto che mi è entrato in casa. No, comunque io quando sono in grande anticipo devo trovare delle cose da fare per riempire sì, il tempo. Lo capisco. No, vedi, io anche capisco. Io arrivo in ritardo perché in realtà sono sempre in anticipo. No, io non vi capisco. Non si capisce proprio. Ok, allora puoi riportare la sacra ruota della Red Bull lì. E tanto che ci siete potete anche inzicare questo nella... Ah, ma che bello. Inzicare soprattutto. Nella bacheca Radio dietro Rumor, di voi. Radio Rumor, ospiti da Unicorn Island. Dove lo mettiamo? Sotto Rumor? Dove sì, vuoi, dove guarda, volete. Dove, assolutamente dove vuoi. E intanto, ragazzi, direi che possiamo salutarci direi intanto. Sì. Ha vinto lui la challenge, direi. È stato più bravo. Purtroppo penso io di sì. Io non volevo dirlo. Mi spiace, ma... mi spiace per te. Ma... Lo volevo dire io perché mi sono fatto schifo. Però beh, cioè, abbiamo comunque apprezzato l'impegno. Assolutamente. Mi è piaciuto un sacco. Gioco bella, bellissimo. Vero? È sì, carina. Sì, sì. È ti carina. È venuto in mente che hai una sorella, però vabbè. Sì, no, mi sono proprio sentito un ospite di Ellen DeGeneres o Jimmy Fallon. Vedi, è così super, che funziona. Super. Allora, noi intanto ringraziamo i nostri sponsor Red Bull e grazie per questo sottofondo molto piacevole. Buona la Red Bull, molto buona. Beh, ne ho bevuta tu non tantissima. L'avevi mai assaggiata, no, mi hai detto. E adesso sono qua che mi sta piacendo, fan. Sono la seconda. Vabbè, te ne daremo un po' da quando portare vuoi, a tanto casa. Tanto noi ne abbiamo abbadilate allora. Proprio, assolutamente. Ringraziamo appunto il nostro sponsor Red Bull, il nostro sponsor Xiaomi per sostenerci sempre in questi progetti un po' pazzi. Ringraziamo grazie mille la nostra produzione al regista che di non... Rumor sì, esatto. Che oggi ci ha aiutato nella produzione di questo podcast e soprattutto grazie mille ai nostri ospiti, assolutamente andateli a seguire Radio Rumor e li trovate su tutte le piattaforme di ascolto sì.
quali anche insieme a noi in realtà, Spreaker, Spotify, iTunes, Apple Podcast, noi Google Podcast, voi ci sarete pian piano, immagino, sì, prima o poi. Ci comunque sarà... su Spreaker e Spotify, su Facebook. E poi sì, su tutti i social. Abbiamo anche Twitter. Tutti i social, noi. Addirittura. Se per quello, mamma mia. Sì, anche noi non lo vecchio. Usiamo mai. Siamo belli vecchi dentro. Beh, bello così, è bello così. Twitter, quelle persone vecchie. Vi lasciamo e anche grazie tutti... a voi per averci ospitato. Grazie a voi e rinnoviamo ancora i saluti, l'abbraccio e il bacio che vi manda anche Elia, che è... salutateci tanto anche da parte esatto, nostra. Che non è potuto venire. Grazie davvero. Grazie mille a voi, grazie per il vostro tempo, che tra l'altro voi avete fatto un viaggio immenso per arrivare fin qua. Ma ore sì. 01. Paio d'ore. Cavolo, ma a noi veneti piace guidare. Ok, allora tanto vi siete spaccati i podcast. Esatto. Unicorn Island. Certo. Allora noi di Unicorn Island Podcast ci vediamo domenica prossima ore 12 sempre su questo canale, su tutte le piattaforme di ascolto. Ci vediamo presto. Ciao. Salutiamo dove salutiamo? Vuoi, tutti. Dappertutto. Ciao.